È giusto porre l'attenzione che non deve essere l'Italia a sostenere il peso dell'immigrazione dall'Africa solo, ma è tutta l'Europa che come non può essere il comune di Bagnoli a sostenere il peso dell'immigrazione in provincia di Padova. Non ha intenzione di tacere ciò che ha visto in questi anni Roberto Milan, nonostante dopo aver attraversato crisi e tensioni il centro profughi di Bagnoli di Sopra abbia invertito la marcia e rispetto alla vicina Cona dove si registrino nuovi arrivi si è sceso dal picco di oltre mille profughi agli attuali 220 circa. Non sono comunque pochi per un comune di 4000 abitanti in cui quanto avvenuto in questi anni ha lasciato un segno profondo. Non era possibile per un comune di 1.600 abitanti, contenere un hub con oltre un migliaio di emigranti richiedenti asilo nel proprio territorio. Un modo di gestione del fenomeno migratorio che è assolutamente deleterio per i territori, per i, per i migranti e per i cittadini eh, di questi territori ospitanti. Il Comune intanto è diventato capofila di un progetto europeo che prevede corsi di formazione a partecipazione volontaria per i richiedenti asilo. Educazione civica, educazione culturale, educazione linguistica per i migranti, perché noi vogliamo dei migranti che sappiano come comportarsi nel territorio ospitante.